Pesto di basilico che non si ossida mai e che rimane verde come questo bosco. Allora, innanzitutto diamo il benvenuto a questi ricciazzi che volevano vivere l'esperienza qua su YouTube, non l'avevano ancora vissuta, sono molto emozionati. Tornando al discorso pesto, questa ricetta è veramente pazzesca perché vi soddisferà sia sulla parte gustativa, perché gli ingredienti sono gli stessi, la ricetta, il gusto è quello, che nel discorso estetico, perché voi potreste condirvi la pasta e lasciarla mezz'ora e non diventerà mai marroncina. Si fa un piccolo passaggio in più che durerà veramente pochissimi secondi e che rallenterà di tantissimo il processo di ossidazione delle foglie di basilico. Quindi tanta roba, è ideale anche se lo congelate. A fine estate prendete tutto il basilico che avete nell'orto, nel giardino e preparate tanto pesto, lo congelate, resterà bello verde. E poi appunto è pazzesco anche quando avete ospiti, volete fargli la pasta al pesto e quando la servirete in tavola sarà bella verde brillante e tutti faranno l'applausone. Quindi mi raccomando, questa ricetta condividetela, salvatela, fate quello che volete, però conservatela, tenetela lì in parte che quando vi serve, no, poi la spulciate e la preparate. Adesso vi racconto il procedimento, poi come sempre le dosi ingredienti le trovate sul blog. Prima cosa che ho fatto è stata andare dal mio nonno Pio, ho preso la mia borsa frigo, l'ho caricata di basilico, lui io non so come faccia tutte le estati all'orto che straborda di basilico, e sono tornato a casa il giorno dopo, ho fatto il pesto, perché più il basilico è fresco meglio è. In ogni caso, anche se a qualche giorno, l'importante è che il basilico sia ancora sostenuto, ok? Che vi dia l'idea proprio che è bello vitale ancora. Quindi lo laviamo un po' sotto l'acqua fredda, prendete una parte delle foglie di basilico, circa 2/3, e le sbollentiamo in acqua bollente per 5 secondi. So che per molti questo passaggio è scioccante, lo posso capire, soprattutto dai genovesi che dicono: già, scusa, usi il frullatore, ci stai facendo del male, ti prego, no, anche le sbollenti ste foglie, ma cosa esce? Cosa esce? Esce un pesto buono. Ok? Non disiscrivetevi, genovesi e liguri in generale, non vogliatemi male, perché su questo canale potrete comunque trovare delle ricette che vi possono interessare. Non è un pesto tradizionale, nemmeno quello con il frullatore appunto è tradizionale, perché si chiama pesto perché si usa il pestello per farlo. Abbiamo fatto 30 con il discorso frullatore, a questo punto facciamo 31 per avere una maggiore soddisfazione all'occhio. Quindi il messaggio è: liguri, provatelo anche voi. Cerchiamo di essere tutti amici. Che poi mi fa anche ridere a dire queste cose, perché è stato proprio uno chef ligure a farmi conoscere questo segreto. Quindi, domandona, per quale motivo bisogna... Aspetta, faccio qua il punto. Per quale motivo bisogna sbollentare le foglie di basilico? Perché in questo modo si disattivano gli enzimi responsabili dell'ossidazione delle foglie di basilico. In più, soprattutto se il basilico non è giovanissimo, siccome ha una leggera parte amarognola, questa parte va a finire nell'acqua. Ma per quale altro motivo tu in realtà una parte delle foglie le tieni crude, scusatemi, ha maggior profumo il basilico crudo, quindi comunque no, abbiamo un pesto equilibrato, avrà anche un profumo intenso di basilico appena raccolto. E invece l'altra cosa che mi garba è il discorso texture, perché mi piace quando faccio il pesto vedere quelle foglioline di pesto di basilico crude in un mixer, no? Abbiamo detto foglie di basilico strizzate, perché una volta che il basilico si raccoglie dalla pentola va messo in acqua e ghiaccio, le foglie di basilico fresche, pecorino, ma soprattutto parmigiano, perché di pecorino io non ne metto tanto perché voglio sentire più il profumo del basilico e meno la sapidità del formaggio, che di solito appunto la dà maggiormente il pecorino rispetto al parmigiano. Vi spezzo così il procedimento per ricordarvi di mettere like al video se non l'avete ancora fatto, grazie. I pinoli, sale, aglio, al quale abbiamo tolto l'anima per averlo più digeribile, frulliamo fino ad ottenere questa pasta verde molto fine e poi aggiungiamo l'olio, un buon olio extravergine di oliva, delicato però. Frulliamo e il nostro pesto è fatto. Lo possiamo naturalmente usare per ogni preparazione, anche in una preparazione in cui il pesto si prevede che addirittura si scaldi, nel senso, una lasagna al pesto, no? Le lasagne al pesto cosa succede? Che mettendo il pesto assieme alla besciamella, insomma, nel forno, tende ancora di più a risultare marrone di solito. In questo modo invece non succederà, o comunque manterrà un verde più intenso rispetto al pesto senza le foglie di basilico sbollentate. Io vi ringrazio mucho di aver visto questo video, spero che vi sia stato utile. Noi adesso veramente con l'autunno riprendiamo di brutto. Io lo dico sempre che dobbiamo riprendere YouTube, perché
perché YouTube è il mio grande amore, quindi riprenderemo a fare video. Se avete anche dei consigli, delle idee, se avete voglia di darmi dei consigli anche sulle ricette, sulle prossime ricette, scrivetemi i commenti, che io apprezzo tantissimo. Mi raccomando, se fate questa ricetta e se fate anche altre ricette che avete visto sul canale, taggatemi su Instagram o su Facebook. Su Instagram tengo aggiornato il profilo anche con i Reels, quindi se vi va date un'occhiata anche a Insta. Vi lascio qua altri due video se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale e attivando la campanella delle notifiche rimanete aggiornati sempre sui contenuti. E invece qua sotto trovate il collegamento per andare direttamente sul blog e vedere la ricetta scritta. Visto che adesso avete visto il procedimento, trovate ricetta scritta con dose, ingredienti e anche procedimento scritto se vi è comodo. Noi ci vediamo come sempre alla prossima. Un bacio grandissimo e buona fine estate e buon basilico a tutti. Carichi per quest'autunno, ma anche forse prima che inizi l'autunno.